Almeno, sì, oh, no. Madonna. Sì. Bene, che te la no, lasciatecela prendere. Grazie, grazie. È per esprimerci solidarietà per le cose dei centri sociali. Grazie, Giorgio. Ecco. Paolo, l'hai beccato. La serietà, la concretezza che Fratelli d'Italia ha dimostrato in questi anni, non aver rincorso le sirene degli slogan facili, delle promesse impossibili, aver guardato alla serietà che la classe politica deve rappresentare. Io penso che questo pagherà. Penso che il voto a Fratelli d'Italia sia in queste elezioni il voto più utile che si possa esprimere, perché votando Fratelli d'Italia voi ottenete allo stesso tempo l'obiettivo di cambiare tutto in Europa e di cambiare il governo in Italia. Perché noi vogliamo andare a costruire un'altra Europa, un'Europa che sia rispettosa degli interessi nazionali italiani, un'Europa nella quale non ci siano più solo la Francia e la Germania, che fanno i loro interessi a discapito di tutti gli altri 25 paesi. Un'Europa confederale nella quale gli stati nazionali guardano alle loro questioni e l'Europa si occupa delle grandi materie, si occupa di fare politica estera, lotta al terrorismo, difesa dei confini esterni dall'immigrazione irregolare. Ci sono tante battaglie da andare a vincere in Europa, quella sull'immigrazione. Il tema non è impedire ai barconi impedire agli immigrati di sbarcare una volta che sono partiti, perché purtroppo così abbiamo visto che non si risolve. Il tema è impedire ai barconi di partire dalla Libia, e questo si ottiene con una missione europea e con un blocco navale, che è la proposta di Fratelli d'Italia, che è una proposta sulla quale potremmo trovare l'Europa molto più sensibile che se andiamo a chiedere agli altri di distribuire gli... Chiusura campagna elettorale quest'oggi con Giorgia Meloni. Parliamo un attimino, per quanto riguarda te nello specifico, che sei candidato alla Regione Piemonte, sul sociale. Ecco, le tue iniziative nel momento in cui il centrodestra dovrebbe prendere la Regione. Grazie. Allora, innanzitutto è rivedere il bilancio che viene destinato al sociale. Ritengo che, come appunto città di Novara, in quanto seguo il sociale di Novara, non siano sufficienti i fondi destinati ad oggi alla nostra provincia. Si sa che in province, esempio Torino, quindi Torino centrismo, magari anche altre province, Cuneo, il fondo destinato è decisamente superiore, anzi non pari tanto quanti sono gli abitanti, perché forse è ancora di più di quello. Deve essere equiparato, perché le esigenze dei novaresi sono tale a quelle dei torinesi, tale a quelle dei cunesi o delle altre province. Quindi credo che debba essere rivisto subito questo. E la seconda battuta che credo che debba essere fatta è un discorso importante per i territori di Novara, Vercelli, Biella e VCO, è il discorso dell'ATC. Anche lì la regione deve metterci mano con volontà, andare a rivedere tutto quello che oggi sta facendo oggi sul nostro territorio ATC o non sta facendo, e ricominciare da capo, perché bisogna veramente chiudere una porta e aprirne un'altra, magari fatta con un po' più di convinzione, di intenzione e di volontà per fare qualcosa veramente per i cittadini. Questo parlo di Novara, ma deve essere fatto a livello regionale. Sulle liste di assegnazione alloggi, avete intenzione, qualora sempre si prendesse la regione, di applicare dei paletti più restrittivi nei confronti di chi non ha diritto? Ti ricordo che tempo addietro i nostri genitori pagavano la Gescal per costruire la casa, adesso arriva Pinco Pallino con 3 o 4 figli e gli si assegna la casa, magari il cittadino italiano rimane indietro. Su questo ci vuoi dire qualche cosa di più concreto, se è in porto qualche iniziativa? Ma innanzitutto noi abbiamo uno slogan che è prima gli italiani, questo non vuol dire essere razzista, questo vuol dire seguire esattamente le leggi, i criteri nella giusta modo, perché cosa succede? Che oggi purtroppo arriva l'emergenza, arrivano quelli che arrivano con i barconi, non capisco perché ci debba essere questa ulteriore emergenza già alla nostra emergenza. Vanno rivisti i criteri, vanno eventualmente posti dei paletti che possano far sì che effettivamente ci sia una logica in quello che è una lista anche di attesa o una logica in quello che è la lista di assegnazione. Oggi mi sembra di capire che non è proprio seguita questa cosa. Ecco, come dicevo prima, la regione deve prendere, per quello che riguarda il sociale, per quello che riguarda la sanità, probabilmente guardare tutti i punti, tutti i cavilli, e se c'è da muovere qualcosa, spostare qualcosa, farlo immediatamente. Auguriamo a Franco Caressa un buon in bocca al lupo e ci sentiamo lunedì.
Grazie e viva il lupo, perché WWF mi insegna che i lupi servono. Grazie. Arrivederci alla prossima. Di sinistra e quindi che vogliono un'altra maggioranza, questo si ottiene facendo crescere Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia è l'altro alleato possibile, quindi il tema delle elezioni non è se Salvini sarà più forte di Di Maio, ma è quanto sarà forte chi può fare un'alleanza con Salvini senza Di Maio. Quindi chi vuole mandare a casa i 5 Stelle, se vota Fratelli d'Italia, ha la certezza che riesce in questo obiettivo. Ecco, oggi c'era Salvini e Gagliardi, lei oggi qui, Forza Italia non c'è, è un segno di un partito in difficoltà? No, ma questo non sta a me dirlo, non lo dico, sono questioni che riguardano Forza Italia, la campagna elettorale immagino l'abbiano fatta anche loro, non lo so, insomma adesso non so dove siano oggi, posso dire che Fratelli d'Italia cresce e va molto bene. Le faccio una domanda locale, visto che l'inchiesta di Milano ha coinvolto anche Sorzani, che è un parlamentare di Forza Italia, ha influito sulla vostra campagna a livello regionale, visto che siete alleati e sostenete lo stesso candidato che è il CIRI? Guardi, io non ho molto da dire su questo, perché noi siamo un partito che non è stato toccato da questa inchiesta, ne vado fiera come sempre, ho detto in altre occasioni che preferirei e che forse sarebbe più utile se queste inchieste uscissero prima dell'inizio della campagna elettorale, perché questo aiuterebbe anche i partiti, diciamo. Da questo punto di vista faccio un appello alla magistratura, poiché parliamo di tutte inchieste che a occhio hanno necessitato di mesi di indagini, quindi non è che nascono oggi, non sono cose che si scoprono oggi. Magari se la magistratura si muovesse prima dell'apertura della campagna elettorale, prima della formazione delle liste, potrebbe, diciamo, aiutare i partiti a capire se hanno dei problemi, e potrebbe, diciamo, si potrebbe affrontare un tema molto delicato come quello della questione morale fuori da una campagna elettorale che non consente di affrontarlo in maniera serena. Giorgia, scusa, per quanto riguarda il sociale, nel momento in cui il centrodestra dovrebbe vincere alle regionali, c'è qualche iniziativa per quelli dell'ATC, Case Popolari? Beh, guardi, io noi di proposte ne abbiamo fatte diverse, da quelle che vanno dalla casa al riscatto, quindi la possibilità di comprare per gli inquilini che già ci sono, per liberare un costo per l'amministrazione da reinvestire nell'acquisto di nuove case popolari, fino al fatto, io continuo a fare la proposta che secondo me non devono esistere i quartieri popolari, secondo me il modo serio di affrontare l'edilizia popolare sarebbe lasciare sempre una quota percentuale, diciamo del 10%, su tutto quello che viene costruito da destinare alle case popolari. Perché? Perché questo ti consente di non avere dei quartieri ghetto dove vivono le persone più in difficoltà e gli altri, consente di distribuire le persone in difficoltà e quindi di far complessivamente, di costruire delle città nelle quali c'è diciamo così una condivisione, no, di situazioni diverse. E il detto prima gli italiani? C'è sfuggito col reddito di cittadinanza, che lo stanno prendendo gli immigrati e i rom. Grazie. Prego. Grazie.